E siamo giunti a Castel Petroso, borgo medievale del Molise. Io mi chiamo Giangola Carmine, di anni 89, nata a Castel Petroso e vissuta a Castel Petroso. Allora, prima di tutto abbiamo la chiesa che è antica e c'è una statua della Dolorata bellissima, fuori quella che sta al santuario, che è bellissima anche quella. Poi c'è la fontana qua sopra. C'è il presepio, adesso stanno restaurando, e c'è una fontana poco lontano da qua che là ci va a lavare prima, si lavava a mano, d'inverno, d'estate, di sempre. E poi andavamo alla campagna pure, andavamo alla campagna con la colazione, la mattina con la polenta, fagioli, e un'ora di cammino con quella cesta addosso nella terra. Facevamo un'ora di cammino, un'ora andata e un'ora ritorno, tutte le mattine, tutti i giorni. Quando venivamo a scuola, che eravamo ragazze, venivamo qua dalle borgate qua a piedi, o pioveva, o era cattivo tempo, fioccava, sempre qua a scuola, qua sopra. Prima erano le rupiate più prelibate, erano sani e fagioli, poi polenta condita con la salsiccia. Adesso c'è lasagna, pasta, maccheroni, cannelloni, tutto, però io amo pesante con questo. Allora, Castel Petroso, come tutti i paesi montani, collinari del Molise, ha un'antica tradizione contadina. Adesso ci addentriamo nel Museo della Civiltà Contadina. Questo museo è stato creato nel fine secolo scorso e tutte le oggettistiche che vedete qui esposte, che raffigurano la vita che Castel Petroso conduceva nel secolo scorso, c'è la dimostrazione del momento dell'aratura, del primo letto di nozze, dei vari oggetti che servivano per la lavorazione della farina, degli ortaggi, di qualsiasi cosa che poteva occorrere per nutrirsi. Poi, cosa molto importante e anche un pochettino triste, raffigurate i vari oggetti con cui le persone negli anni 50 hanno iniziato ad abbandonare il paese. Mi chiamo Luca Santillo e sto scrivendo un libro sulla storia di Castel Petroso. Gli Angioini sono stati qui dal 1266 al 1442. Sugli stipiti della porta, a destra e a sinistra, ci sono le croci dei Cavalieri di Malta. Il battistero, quello c'ha quella parte superiore che è scavata all'interno con lo scalpello, perché qui c'era l'abilità di estrarre la pietra calcarea e poi di lavorarla molto bene. E qui, come in tutti i luoghi sanniti, c'era un tempio pagano che poi è stato occupato dai Romani, su cui poi è stata edificata la chiesa cristiana. Torre campanaria che ha un impianto elicoidale che sale fino in alto e sembra di entrare proprio in un film di Robin Hood, proprio da un'emozione grandissima, anche perché poi passando per un'angusta apertura si entra nell'alloggiamento delle campane grandi e si inquadrano le visuali su tutti e quattro i punti cardinali, cioè proprio una vera e propria torre d'avvistamento. Thank you.
i borghi.